comunque a tutto il popolo napoletano, io quando dico una cosa a già mandare la parola e penso che un napoletano ha dato la parola fino all'ultimo, ma ci promesso che mi portava per la crosta terrestre che era asciuta a fuori qua. Ed ecco qua, se il cameraman mi fa un favore di inquadrarmi la crosta terrestre che è uscita fuori sangue e Battlem, guardate attentamente, guardate, ecco, mo ci stanno i cavalluni, ma due o tre giorni fa quando io sono venuto qua il mare era calmo e non ci stavano i cavalluni e a coppa sta a scogliere o mare ci stava sotto, noi 2-3 metri sotto e ci stava tutta la crosta terrestre a fuori, tutta costa, cameraman, un po' giù a capo per favore, guardate sotto all'acqua, guardate sotto all'acqua, sotto le scoglie, attentamente, guardate pure, che sia spiaggia, che se sta spiaggia qua 6-7 anni fa non c'era, il mare arrivava quasi a livello del muro, ecco qua è pure una grande cosa, che io so, si è scienziato sono venuto a Brea a si incertare, a stare a incertare, guardate prima che venne un cavallone la grossa che sta sotto, ad avere attentamente, e come ci ho ripetuto prima, 7-8-9 anni fa, che sta spiaggia non ci stava proprio, e guardate un po' l'altitudine dal mare fino all'altezza del muretto saranno più di 7-8 metri lo livello, il livello del mare, a Pozzuolo si trovano 5 metri e 70, 80, quasi 6 metri, che invece sarà qualche cosa in più, e come qua questo livello qua va a fornire pure a Margellina, allo suo castello dell'Ovo, proprio, arriva proprio direttamente alla matrice madre, arriva alla matrice madre, qua piove, viene a cagare un fune tutta l'acqua rinda. Ecco signori miei, e allora gli voglio mettere in atto le ultime forze e in un popolo che ha da essere capito, che c'è a muovere, allora per distruggere lo terremoto che sa da fare? Semplice fatto. Noi teniamo presente un motore in una macchina, un motore in una macchina tiene un radiatore, se un radiatore automaticamente sottura, che succede? Va in ebollizione il motore, che fa? Scoppia tutte cose, perché? Perché automaticamente non ci sta più il raffreddamento del motore, giusto? E allora a terra lo fatto un terremoto di Pozzuoli e l'acqua soffregna, l'acqua è mummere e l'acqua lo magma da terra. Un raffreddamento del magma che hanno chiuso l'acqua e mummere, che hanno chiuso l'acqua e rogiatamone, è successo questo fatto che si sta isolando tutta terra, ma non solo a Pozzuolo, non solo alla pietra dove mi trovo adesso, sotto a sacco, che sta io è un'acqua appatacciata, voi andate alla telecamera non vedete niente. Ma ho fatto è grave sul vero senso della parola, è grave che sto tutto in busca della telecamera, è gravissimo, allora l'unico sistema sa da cacciare l'acqua su fregna a fuori. Io voglio un colloquio con il prefetto di Napoli, voglio un colloquio con il sindaco di Napoli, perché tengo qualcosa a ci raccontare, qualche cosa pura, tenga pura verità, la pura verità che l'acqua è a suffregna, l'acqua ferrata e il magma da terra, è stato chiuso un raffreddamento del magma da terra, ed ecco questo fatto che la terra si sta isolando, perché la terra automaticamente non tiene più raffreddamento e si sta accumulando tanti miliardi e miliardi e miliardi di aria dentro la terra, ma una volta che sarà per l'acqua a suffregna, già da mona al Santa Lucia, la terra si rimette, in pochi anni si rimette la terra dal capo nata vuota, si rimette come se era prima. E allora per distruggere tutte le terremoti a Napoli e a Pozzuoli, che sa da fa? La prima cosa sa da rapire l'acqua su fregna, l'acqua del Chiatamone, popolo, è la verità che ti sto dicendo. E la seconda cosa, accoppiata sempre che la prima cosa, sanno rapire tutte le sorgenti sorgive, tutte le sorgenti sorgive che stanno a Castellammare, tutte le sorgenti sorgive che stanno per tutta parte della zona di Napoli, tutte le sorgenti sorgive della Campania. Tenete presente, con ogni bicchiere d'acqua che va dentro una bottiglia ha fatto milioni di chilometri. Picciò tutte le sorgenti sorgive, dico le sorgenti sorgive fanno parte del raffreddamento del magma della terra, è la verità. Sono le ultime speranze e un piccolo che fa parte del popolino, picciò per distruggere il terremoto a Pozzuolo, sa da rapire l'acqua su fregna, perché l'acqua su fregna automaticamente sta distruggendo il popolo più bello del mondo, il paese, la terra è più bella. Picciò, io passo e chiudo, ma prima di chiudere voglio che mi da credere, guardate, nata foto. Guardate un'altra volta, qua fuori alla pietra, caro, a Rocassà spiaggia non c'è seva, è uscita addirittura
a grossa terrestre fuori, e televisione non vuole fanno sapere niente, i giornalisti sono tutta una maniera di FDN, non vuole fanno sapere niente, le forze politiche sono che forze mafiose, sono che lì potenze, più potenze noi, perché si mettono tutto quanto azzaccato insieme e fanno una sola barra e mantenimento. E allora io e con tutto quanto voi voglio fare una grande alleanza, i miei carissimi frati, fratelli, amici, padre, figli. Ma guarda in faccia tutto quanto, perché che sia più bella trasmissione, questa trasmissione è intitolata Terremoto, panica e paura, associato popolino napoletano. Pisciò, tenete presente, sia a Napoli volimmo distruggere il terremoto, sia a Napoli volimmo lo tutto terremoto a mezzo, amma distruggere tutte quelle cose che hanno commesso, tutti gli errori che hanno fatto. Volimmo l'acqua già d'amore, perché io vi giuro, io non so che faccia ricere, ma è la pura verità. L'acqua di Adamone è il sudore della terra, cioè un raffreddamento del magma, e automaticamente chiudendo l'acqua di Adamone, la terra si è accumulata tanti miliardi e miliardi di gas. E allora mo l'unica speranza che c'è di massa a Napoli per distruggere su terremoto, vogliono colloquio con cocco piezza rossa, perché sennò venga pigliata per pazzo, e automaticamente rinda una brutta notte, chissà quello che può succedere a Napoli, perché non solo Pozzuolo sta in pericolo, ma pure Napoli. Però non è altro che aria, perciò ognuno di voi non sa da mettere paura, non è da tretta a che la gente che vi allarmano, quello che dice a che sai se tutte cose, non sai se niente, si mostra da sentire a me, è solo aria, ha da uscire tutta l'aria fuori, una volta che è uscito l'aria fuori, siamo buoni tutti quanti. Aria, vita e speranza, perciò popolo napoletano, state buono sotto tonnara 48, non mi vedo perché tengo ombrello a mano, ma voglio che il cameraman mi inquadri per l'ultima volta per questa trasmissione. Comunque questa trasmissione è intitolata Terremoto, panica e paura. Un bacione a tutti quanti, cacca veramente sta UN, tengo bronchita a son che 4 e mezza stamattina, perciò mi ha aiutato per distruggere il terremoto, si andare per tutta questa gente sorgiva a Napoli, tutto quanto, perché l'acqua sorgiva, è tutto acqua che viene a indebiscere la terra, e si hanno chiuso tutte queste sorgente, la matrice che soglia d'amore, ecco terremoto come si è risolta, ove sono mio padre, Pozzuoli o figli, io già d'amore a mamma, signori miei, oggi è venuto, voglio un colloquio con prefetto, ecco tutte le piezze rosse, con tutte le scienziate del mondo che vengono a speculare, o sangue rosso, non è altro, stanno facendo una pazzia, stanno facendo questi 4 annullità, passa magna pure il popolo nostro, secondo me, ci stanno distruggendo. Non mi mettete paura, non è mio, è semplicemente aria. Signori miei, io vi saluto, tante belle cose, un bacione a tutti quanti, non ce la faccio più, sono tutti spugnati l'acqua, ma già mettono poco l'indolire. Voglio che mi dà capire, questa emittente si chiama Telefregrea, è del popolo napoletano, e la trasmissione si chiama Terremoto, panica e paura, un bacione forte, da tonnara 48, mi mandano un salutone forte forte, e tutta la gente che tride i figli, capitemi. La prossima volta che già da putava raccomando, non mi venite a cartella, perché venne gente vicino a voi a dire che di 100.000 litri a cartella, noi a leggere qualcuno veramente che tiene 3 palle, nata la data in capo, perché ci stanno mangiando tutto quanto macello, ci stanno mandando macello a tutto quanto. Un bacione di nuovo a tutta la gente su qua, tutta la gente fuori rotta, tutta la gente Pozzuolo, tutto il popolo napoletano, a tutto quanto, e non è da dretta e tipo libero, ma fanno per esempio sempre le stesse cose. La vera cosa, la vera realtà rifatta, e che sia la vita, che sia la vita, tante belle cose. Un bacione di nuovo, e capitemi a me, Cevrim, viva Telefregrea con tutto il popolo napoletano, viva l'Italia, e tutti i magistrati che stanno a Napoli, perché io sennò se non dico i magistrati, mi tagliano la capa. Un bacione a tutti i carcerati, a tutto quanto, gli avvocati, a così la maggior parte scansa la pace con qualcuno che ci sta con l'avvocato pure. Perciò voglio tutta la magistratura di Napoli, a destra acconsente quello che di chi, acconsente a tutte le unità, a tutte le unità napoletane, la verità che vi sto dicendo, o terremoto a Napoli, c'è un buon loro, l'acqua è mummera, fuori, l'acqua soffregna, fuori, e fornisce tutto panico, paura e terremoto. Arrivederci, bye bye.